tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bagno di folla per Matteo Salvini a Fano e spugneremo la roccaforte del PD in tutte le Marche, dice. Restano gravi le condizioni della donna investita da un'auto sulla statale adriatica a Gimarra di Fano. Primo giorno di scuola per migliaia di studenti marchigiani, il saluto del presidente Ceriscioli. Si è conclusa positivamente l'esercitazione di protezione civile post-terremoto, coinvolto un intero quartiere. Io c'ero, è il raduno delle ex reclute che nella caserma Paolini di Fano hanno fatto il CAR. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Sul canale 17 di Fano TV c'è Occhio alla Notizia. Restano gravi le condizioni di salute della 72enne fanese che è stata investita ieri sulla statale adriatica all'altezza del quartiere Gimarra a Fano, poco prima delle 18. Il referto medico parla di trauma cranico e gravi lesioni alla milza. I sanitari dell'ospedale di Torrette non hanno ancora sciolto la prognosi. La donna stava tornando a casa, rientro dal mare, e nella traversale della statale è stata travolta da un'auto guidata da una cinquantenne fanese. Ancora non del tutto chiara l'esatta dinamica dell'incidente ed il punto esatto dell'impatto, su cui sta indagando la polizia locale di Fano anche attraverso le testimonianze raccolte sul posto. La 72enne è stata portata in ospedale con l'eliambulanza, che è atterrata in questo campo che vedete nelle immagini, anche se con qualche difficoltà e soltanto dopo aver effettuato un paio di giri. E adesso la visita del ministro Matteo Salvini a Fano, bagno di folla per il leader della Lega che ha annunciato: e spugneremo la roccaforte PD in tutte le Marche. Se ripartiamo dal migliorare ciascuno di noi, anche la società sarà migliore. Matteo Salvini alla festa della Lega Marche è stato l'assopigliatutto dell'evento. Nonostante la sfilata di parlamentari e ministri della Repubblica, quello dell'appuntamento col comizio del leader, del vicepresidente e del ministro dell'Interno è stato il punto focale della manifestazione e non poteva che non essere così. Nel prato del parco dell'aeroporto si è radunata una folla da grande evento, anche per certi versi con presenze trasversali ed inaspettate. Aveva anche predisposto un blitz all'hotel house di Porto Recanati prima di tuffarsi nell'annunciato bagno di folla, ma un guasto ad un carrello dell'aereo che da Malpensa lo doveva portare ad Ancona glielo ha impedito, e così è arrivato direttamente a Fano anche in anticipo rispetto al rullino di marcia che vedeva il suo intervento per le 21, iniziato invece con qualche minuto di anticipo. 2.000, 3.000, forse 4.000 persone se pensiamo all'intera giornata, ma al di là della guerra dei numeri ciò che ha marcato il passo è stata l'accoglienza ed il clima della serata, al quale ormai Salvini è abituato, ma che comunque lo ha colpito. Tutt'altra cosa rispetto agli ultimi comizi in piazza Pesaro. Salvini, un'accoglienza su Fano che magari fosse anche inaspettata rispetto commovente, al passato. Fammi dire commovente. Commovente che però mi riempie di gioia, sì, però di enorme responsabilità. C'è grande aspettativa sul lavoro, sulle pensioni, sulla scuola, sulla giustizia, sulla sicurezza. Siccome sono un autonomista e penso che le autonomie locali, i comuni e le regioni abbiano un potere fondamentale, liberare anche Regione Marche, liberare le energie di Regione Marche, penso alla sanità, penso all'agricoltura, penso al sostegno all'impresa, sarà fondamentale per la Lega e per il centrodestra. Buonasera a tutti e grazie. Grazie di cuore. Alla luce di questa accoglienza e dei dati in feroce ascesa sui nuovi iscritti al partito, Salvini è fiducioso anche sull'espugnare la roccaforte Marche dalla governance PD, per i quali i cittadini verranno con le prossime amministrative presto chiamati a dare un preciso segnale. Fede dai marchigiani, però l'aria è buona, c'è voglia di serietà, di cambiamento, di cose giuste.
Il loro tempo è finito, dice Salvini dal parco, parlando delle Marche, riferendosi ai governanti del centrosinistra. Adesso ci siamo noi, stanno tornando i veri valori, dice. Lavoro, famiglia, sicurezza, sanità. Parlando a braccio, alla pancia del movimento, il vice premier gli argomenti sensibili li tocca a tutti in un tripudio di applausi. Dopodiché si concede a ben 2 ore di selfie continue, mostrando una tempra d'acciaio, prima di recarsi poi in prefettura a Pesaro, dove ha passato una tranquilla nottata. Come sicura e tranquilla è stata anche tutta la manifestazione, grazie alla presenza massiccia e rassicurante delle forze dell'ordine. E grazie per quello che fate, ma soprattutto per quello che farete. Grazie a tutti. Di cuore. E per chi se lo fosse perso, ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, lo abbiamo trasmesso in diretta sabato sera e ve lo faremo rivedere dopo lo speciale di questo, dopo il telegiornale. Allora, adesso parliamo invece ancora di cronaca, perché 2 pezzi di cocaina pura in cristalli del peso complessivo di 2,5 etti è stata trovata, sono stati trovati questi 2 pezzi nascosti in un giardino all'interno di un tombino del gas. La droga destinata ai consumatori dell'Ancona Bene avrebbe fruttato agli spacciatori oltre 100.000 euro. La scoperta è stata fatta dagli agenti della squadra mobile di Ancona, che poco prima avevano bloccato un migrante irregolare, un albanese di 34 anni, dopo un lungo inseguimento ad alta velocità fino al casello di Ancona Nord. Dalla perquisizione della casa di quest'uomo, nella zona di Rocca Priora Falconare, è saltata fuori la cocaina oltre a 500 euro e liste di clienti con soprannomi, cifre e pesi della droga. L'albanese è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monte Acuto. Questa mattina la campanella è suonata per migliaia di studenti e noi siamo andati a seguire il saluto del sindaco di Fano Massimo Seri, dell'assessore come di consueto, e poi vi proporremo anche il saluto del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Per 210.000 studenti in tutte le Marche, stamattina è suonata la prima campanella per la ripresa delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva. All'appello però, rispetto ai dati del 2016, mancano quasi 10.000 studenti, con licei che la fanno ancora da padrona, seguiti dagli istituti tecnici e poi i professionali. Nella provincia di Pesaro e Urbino hanno varcato i portoni delle scuole 47.281 studenti, di cui 3.400 di diversa nazionalità e 1.600 diversamente abili, come ci segnala l'ufficio scolastico della provincia, confermando un calo dei numeri, anche se non in maniera così marcata come per il dato regionale. Per tanti è stato un riprendere le attività scolastiche, ma per molti è stato proprio il primo giorno in assoluto, con grande emozione soprattutto e anche dei genitori. Questa giornata è una giornata emozionante anche per il sindaco, che in qualche modo ci riporta indietro nel tempo, ci fa ricordare il primo giorno di scuola, ma soprattutto cosa rappresenta la scuola, che è una grande esperienza nella vita di ogni persona che rimarrà indelebile. E quello che mi sono sentito di dire ai ragazzi è di vivere questo momento con leggerezza, ma con tanta curiosità, perché la scuola è il luogo del sapere e in fondo ognuno fa un investimento su se stesso e quindi diventa un percorso della vita straordinariamente importante. Con l'astuccio e le penne ancora con i tappini al loro posto, i quaderni bianchi e lo zainetto che sa ancora di nuovo, hanno affrontato così questa prima giornata con un clima di festa ed accoglienza. Siete usciti dalle vostre case per venire nella vostra casa, ha esordito la dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni nel suo saluto agli studenti, alla scuola Padalino, che ha preso il posto di Addari, andato in pensione, dopo aver diretto per tanti anni la FA di Bruno e di Marotta. Un primo giorno anche per lei, quindi. Ho un'esperienza pregressa di diversi anni, ma è sempre una sfida nuova che accolgo con animosità e con tenacia e passione che vorrei che contraddistinguessero la mia attività, insomma, in qualità di dirigente scolastica. Un anno scolastico che questa mattina
sta iniziando in maniera serena per tutti gli studenti, con anche i servizi come quello scolastico, di trasporto, quello di refezione, che si stanno avviando nella normalità, ma anche per trasmettere un messaggio, cioè che l'amministrazione comunale, il comune di Fano, è vicino agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutti gli operatori della scuola, ai quali oggi auguriamo l'avvio di un percorso, quello dell'anno scolastico 2018-2019, che sarà impegnativo per tutti, anche per noi, e come dire, sarà un anno che riconfermerà sicuramente che Fano è una città che pensa fortemente a investire sulla scuola, sul mondo dell'educazione per i più piccoli, ma anche per tutte le altre generazioni. Sì, siamo veramente arrivati a un nuovo inizio, una nuova partenza. Tanti bambini marchigiani, ragazzi che si metteranno, alcuni nelle scuole nuove, altri magari nella scuola che c'è da sempre. La scuola è un momento importantissimo di crescita personale e di crescita dell'intera comunità marchigiana. Per questo tutti quanti ci crediamo, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il loro successo scolastico, perché possano trovare amici nuovi se vanno in una classe nuova, ritrovare gli amici di sempre se vanno alla scuola in cui si sono sempre trovati, in quel bellissimo ambiente che è fatto di insegnanti, di personale tecnico, di ragazzi, di genitori che tutti insieme fanno la scuola marchigiana. Ancora una breve di cronaca, un intervento dei vigili del fuoco sulla strada provinciale 139, parzialmente ostruita da una grossa pianta caduta per il forte vento sul monte della Mattera nel comune di Colli al Metauro. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Saltara e gli operatori della provincia di Pesaro e Urbino. Fano è stata una delle prime città di mare, delle Marche, ad attivarsi fattivamente per pulire il mare dalla plastica. A vederlo così sembra un normale retino attaccato alla banchina. In realtà basta soffermarsi pochi minuti ad osservarlo per capire esattamente che cosa fa. Il Seabin è un divoratore di plastiche e microplastiche che attraverso una pompa di immersione crea un vortice che cattura tutto quello che galleggia in acqua e che non dovrebbe esserci, e ripulisce così lo specchio d'acqua antistante, instancabilmente 24 ore su 24, e capace di raccattare oltre 500 kg di rifiuti in un anno. Fano, oltre a San Benedetto del Tronto, è il porto delle Marche nel quale è stato installato venerdì scorso questo dispositivo per una campagna plasticless promossa dal colosso mondiale di elettrodomestici Whirlpool per fermare l'inquinamento dei mari. Lo stesso ministro Costa ha lanciato una campagna Io sono ambiente, anche noi siamo ambiente, ed è questo il nostro gesto, logicamente, per contribuire. Uniamo le forze, logicamente, e sentiamo al nostro interno questo desiderio di educare innanzitutto noi stessi, ma soprattutto le generazioni future. Installato nel porto turistico della Marina dei Cesari, è presentato alla stampa la presenza delle autorità locali e regionali, in piena linea con la filosofia legata all'ambiente del porto turistico. Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti per questa sperimentazione, sia per l'importanza dei personaggi, Whirlpool, Lifegate, sia perché questo premia il nostro sforzo da anni. Quello che mi auguro, con tutto questo sforzo collettivo, oltre a Clean Sea Life che ci vede insieme da anni, adesso anche Plasticless, io mi auguro che presto in mare galleggino solo piume di gabbiano e ramoscelli portati dal vento, nel nostro porto e in mare. Fano, che ha anche recepito subito la campagna Plasticless promossa da Lifegate, la principale piattaforma in Italia attiva sui temi della sostenibilità. Queste iniziative hanno due significati. Da una parte è un'azione innovativa, concreta, nel recupero delle plastiche e delle microplastiche. Fra l'altro le microplastiche sono quelle più anche pericolose. E l'altro è un lavoro culturale. Perché l'altra sfida è vincere l'ignoranza delle persone che attraverso i propri comportamenti fanno dei danni inestimabili. E allora l'altra sfida, l'altro sforzo è quello di educare la gente a far comprendere il valore del mare, l'importanza e a tenere comportamenti e consumi idonei, rispettosi dell'ambiente che ci circonda, a cominciare dal mare. In tanti nell'ultimo fine settimana hanno preso parte a Fano all'esercitazione di protezione civile, dove è stata simulata un'emergenza terremoto del 7° grado e quindi un terremoto importante.
Si è conclusa nella giornata di domenica 16 settembre l'esercitazione di protezione civile organizzata e coadiuvata dall'amministrazione comunale di Fano, simulando una scossa di terremoto del 7° grado della scala Mercalli, che ha avuto come epicentro Fano e dintorni. L'esercitazione svolta nelle due giornate dedicate ha avuto lo scopo di diffondere alla popolazione la consapevolezza dell'importanza di prendere parte attiva ad eventi di calamità naturale. A seguito della simulazione del terremoto, il centro operativo comunale ha messo in pratica tutte le procedure operative per affrontare l'emergenza sismica. La simulazione, coordinata dalle varie postazioni di comando e dal sindaco Seri e dall'assessore lavori pubblici e protezione civile Fanesi, ha riguardato in modo realistico l'area del quartiere Vallato, nel quale sono confluiti uomini e mezzi di soccorso, compresa una colonna mobile esterna gestita dalle associazioni nazionali di protezione civile, composta da varie aree d'Italia, che ha preceduto all'installazione di un'area di accoglienza ai margini del quartiere. Per noi questo tipo di simulazione è molto importante perché ci consente di verificare il funzionamento e si serve di verificare dove invece ci sono delle cose da mettere a punto e quindi faremo un debriefing per analizzare quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e riprodurre questo schema su scala regionale affinché tutti possiamo trovare in questo momento di pace il miglioramento per reagire in maniera ancora più forte nel momento in cui gli eventi si verificheranno. Dobbiamo sempre agire con molta calma, con molta serenità e con molta razionalità. La simulazione poi è proseguita con il recupero dei beni culturali presso la chiesa di San Paolo Apostolo assieme all'unità cinofile, concludendo poi con la Santa Messa sotto la tendostruttura principale dell'area di accoglienza. Con queste due giornate siamo entrati proprio nel particolare e abbiamo evidenziato anche alcune criticità che andremo subito a modificare nel piano d'emergenza, ma soprattutto è stato un momento anche per preparare tutti coloro che hanno delle responsabilità, preparare tutti i volontari, ma soprattutto anche un inizio di un percorso di formazione, informazione a tutta la cittadinanza, perché un altro elemento importante non è soltanto avere un buon piano d'emergenza comunale, ma è anche una popolazione preparata. Quindi riassumendo, devo dire sono molto contento, voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, tutti i volontari, tutti i cittadini che si sono adoperati, perché sono state due giornate intense ma veramente molto utili per noi ma per la città tutta. E sempre negli stessi giorni si è tenuta a Fano una iniziativa dal titolo Io C'ero ed è un raduno che si è appena concluso delle ex reclute che a Fano hanno fatto il militare alla caserma Paolini. Il clima che si respirava questo fine settimana alla caserma Paolini per Io C'ero, la donata degli ex commilitoni alla sua seconda edizione, era un po' a metà strada tra la scampagnata scolastica ed il film di Alvaro Vitali, con gli ex militari ancora con la stessa voglia di farsi gli scherzi e riderci sopra che avevano al tempo del loro passaggio alla Paolini, anche se né il fisico né l'età anagrafica ormai sono più quelli. Il clima è stato però subito rispolverato dal San Costanzo Show anche attraverso un film cult dell'epoca, La soldatessa alle grandi manovre. La presenza però, oltre che degli ex commilitoni, anche delle loro famiglie, moglie e figli al seguito, dimostra quanto sia forte tra di loro il legame, oltre che con chi ha condiviso quel forzato periodo al servizio dello Stato, anche con i luoghi che li hanno ospitati, magari ricordati più e più volte nei racconti di quel periodo della loro vita. Il corso, la pizzeria che magari ora non c'è più, il bar dove si passavano le poche ore di libera uscita. Quindi è un momento anche per promuovere Fano, ma a me piace dargli anche una duplice valenza, anche quella quindi del ricordo, del rivivere delle emozioni, di vivere la città, ma anche quella di ricordare chi rappresenta, chi porta una divisa, le forze armate, tutti coloro
che negli anni, nel tempo, in tempo di guerra, in tempo di pace, attraverso il loro servizio hanno fatto un sacrificio per noi. Una giornata quindi in cui la caserma Polini si è riappropriata della sua reale dimensione, come anche chi l'ha vissuta dall'altra parte della barricata, ovvero con chi la comandava, il cui ritornare in certi luoghi ha scatenato un vortice di emozioni e ricordi. Sono ancora a Fano, per cui qualche volta ci vedo, anche, ci vengo, anche se mi dà un po' di tristezza quando entro, che ci sono le macchine, non ci sono più i giovani di una volta. Però è una struttura che, anche se vuota, è accogliente e fa piacere che queste occasioni ne vengono parecchi a rivedere un po' i momenti della loro giovinezza. Il servizio militare era un banco di prova sia per la vita civile, che proprio per l'entusiasmo, per la cosa, perché era un periodo spensierato dove la gente sapeva che doveva farlo e se erano, come dicevo sempre io, bravi ragazzi, il periodo del servizio militare era una vacanza, perché il lavoro sarebbe arrivato dopo, le responsabilità sarebbero arrivate dopo. In quel momento che stavano qui non potevano avere responsabilità, c'era solo il tempo di fare amicizie e fare il proprio dovere per la patria. Record di partecipanti alla 23esima edizione della Corrifano sulle colline di Gimarra, organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Pesaro Urbino. Eccoli, sono partiti in questo momento, tutti in gruppo. Festa dello sport doveva essere e festa dello sport è stata la Corrifano, che anche in questa edizione, la 23esima, non ha tradito le attese, convogliando sulle colline di Gimarra oltre 400 persone. Organizzata come sempre dal Comitato Provinciale CSI, che ha in Fano il fulcro principale delle attività, la Corrifano 2018 di sabato scorso ha visto trionfare nelle rispettive categorie Gianmarco Ceresani e Michela Zandri, che hanno tagliato in solitaria il traguardo dopo 8,4 km di saliscendi, che fanno della manifestazione una delle gare amatoriali più apprezzate dai runner non solo locali, come confermano le partecipazioni di atleti di Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta. Nella categoria maschile Gianmarco Ceresani, fanese tesserato per la SEF Stamur Ancona, ha chiuso il tracciato in 28:43, bissando i successi di 2008 e 2015 e percorrendo in solitaria la gara già dal secondo chilometro. Di assimilare qualcosa da questi grandi campioni. Ceresani ha superato nell'ordine Francesco Tornati, secondo anche nel 2017, Fabio Ercoli, montechiese della Gabbi Bologna, vincitore l'anno scorso, e Davide Seri, che a maggio si è rimposto nella mezza maratona Mondolfo Fano. Se uno arriva davanti vuol dire che sta meglio, se uno arriva dietro vuol dire che sta un po' meno bene. È inutile guardarsi, girarsi, correre col cronometro. Qua la strada fa la differenza, basta. Tutto locale il podio della prova femminile con la vittoria sorpresa della fanese Michela Zandri della SD Calcinelli Run, che si è imposta su Margherita Fraternali dell'Avi Urbino e sull'altra fanese Lisa Longhini, che a 18 anni di distanza dall'ultima vittoria nella Corrifano ha dato dimostrazione di notevole longevità agonistica. Una bella gara, sono andata bene, ho fatto bene anche la prima gara, che è tutta in salita, che è la parte più impegnativa, e poi in discesa ho gestito bene. Bene, sono i frutti dell'allenamento. La manifestazione di Gimarra, inserita ormai in pianta stabile tra gli eventi sportivi estivi del comune, anche quest'anno ha avuto un risvolto sociale grazie alla collaborazione con Avis Fano e soprattutto con la mensa di San Paterniano, cui è stato devoluto parte dell'incasso. A fare da prologo alla gara principale sono stati oltre 100 bambini che si sono cimentati in percorsi di 200, 500 e 1800 metri, ricevendo in cambio gadget e medaglie. Quanto siete stati bravi! Mentre al termine gli organizzatori hanno omaggiato la famiglia Oliva in ricordo di Vasco, storico collaboratore del CSI, scomparso lo scorso anno, e papà di Leonardo, speaker impeccabile della kermesse. Grazie. Andiamo di corsa anche noi perché è tardi, ci fermiamo qui, il telegiornale è finito, tra poco Viaggio nella memoria in cucina con lo chef e poi una festa, la festa della goletta di Ponterio in provincia di Ancona, a seguire l'intervento di sabato scorso appunto del ministro Salvini. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa, occhio ai giornali, arrivederci.